Ciao a tutti amici e amiche del canale di Alessandro Parise. Guardate i miei video e se vi interessano e se vi piacciono, iscrivetevi al mio canale, non vi costa niente. Oggi mi occupo di un tema molto serio, quello della psichiatria. Affronterò questo tema con gran serietà e ho pronti una lunga serie di filmati che parlano proprio di psichiatria. Questo video in particolare, il primo di una lunga serie, parla di psicofarmaci. Cosa sono gli psicofarmaci? Sono ovviamente quei farmaci che gli psichiatri prescrivono come terapia, come medicina per le patologie psichiatriche. In America gli psicofarmaci vengono chiamati drugs. Drugs, per cui c'è un gran parlare appunto del fatto che spesso vengano prescritti ai minorenni o che comunque facciano male, c'è un dibattito e poi insomma sono un business gli psicofarmaci e anche loro hanno le loro questioni di market, economia, commercio. Quindi non vanno visti solamente, vanno visti nel loro multiaspetto, nelle loro varie sfaccettature. Spesso gli psicofarmaci sono sedativi. La maggior parte degli psicofarmaci hanno un effetto sedativo. Questo sicuramente non lo ritengo positivo, perché sedare continuamente una persona, io magari un sedativo, ok, nei primi giorni in cui può succedere uno scompenso, magari un sedativo può essere utile per far tranquillizzare una persona e consentirle di riposarsi e di non pensare a determinate problematiche. Però, dare una terapia fissa in cui viene sedato il paziente, io non lo ritengo per niente positivo. Prendiamo per esempio un farmaco, uno psicofarmaco, il Valium. Il Valium è un nome commerciale del farmaco, perché in realtà sarebbe, se non sbaglio, il diazepam. È stato ritirato dal commercio. Oggi non è più prescrivibile e non è più utilizzabile. Però prima che succedesse questo, perché è stato riconosciuto che non fosse sicuramente fosse dannoso per la salute, ecco, fosse nocivo per la salute. Però, prima che questo accadesse, gli psichiatri prescrivevano Valium a go-go. E ora tutti quei danni che il Valium ha fatto, non lo so. Oltre al problema del Valium, c'è il problema che molti psicofarmaci contengono le cosiddette benzodiazepine, cioè significa buttarsi in corpo la benzina, cioè cose estremamente dannose che fanno veramente male a tutti gli organi del nostro corpo. Le benzodiazepine è quanto di più nocivo e dannoso e velenoso possa procurare la medicina, la sanità attraverso gli psicofarmaci. Quindi non ho parole. E adesso, comunque, a parte le benzodiazepine che sono nocivissime, facciamo un rapido esempio di altri farmaci presi un po' a caso e andiamo a vedere che cosa contengono.
Perché tutti quanti, allora, prima di prendere un farmaco, prima di pregare un proprio caro di prendere un farmaco, prima di convincere che la terapia sia giusta, sia buona, eccetera, eccetera, io vi prego di andare a cercare anche su internet, dove volete, che cosa contengono i farmaci. Quali sono gli ingredienti di un farmaco? Allora, prendiamo ad esempio l'Abilify, che sarebbe il nome commerciale, l'aripiprazolo sarebbe il nome del principio attivo di questo farmaco, che è un antipsicotico. Questo farmaco, quindi, che viene prescritto nei casi di psicosi, contiene, in ordine di entità, quindi dall'ingrediente principale mano a mano agli altri ingredienti, contiene aspartame E951. L'aspartame non sarebbe altro che lo zucchero, però è uno zucchero elaborato chimicamente, non è uno zucchero naturale. In effetti, quando io bevo, per esempio, la Coca-Cola Zero, che contiene aspartame al posto dello zucchero, se ne faccio, se ne bevo molta, avrò un gran mal di testa proprio perché sono gli effetti deleteri dell'aspartame. Inoltre, l'aspartame è cancerogeno. Lo sa chi prende il caffè e non vuole usare lo zucchero, e usa il dolcificante a base di aspartame, è cancerogeno. Poi c'è l'ossilitolo. L'ossilitolo è una sostanza che si ricava dalla betulla, però non è naturale ovviamente, ma è un prodotto raffinato da sintesi di laboratorio e può avere un effetto lassativo. Poi c'è l'acesulfame, che sarebbe un prodotto col potassio, un edulcorante, sempre quindi per dolcificare, formato da sale di potassio, che può provocare diarrea ed è anche questo cancerogeno. Stimola l'insulino resistenza, e appunto provoca diarrea ed è cancerogeno. Poi c'è l'amido pregelatinizzato. Ok, poi c'è la cross-carmellosa sodica e poi c'è il crospovidone. Il crospovidone è un polimero idrosolubile. La formula chimica è C6H9NO, e 1202 è il codice. E1202, quindi il codice industriale della sostanza, ed è avendo il suffisso one, crospovidone, è tipo il cortisone, il metadone, il nandrolone, ed è un solvente polare. Poi c'è l'acido tartarico. L'acido tartarico, la cui formula chimica è C4H6O6, e il codice industriale è E334. Questo acido tartarico, in dosi elevate e in dosi quotidiane fisse, quindi in modo continuativo, è tossico. È tossico e può provocare insufficienze cardiovascolari e insufficienze renali. Poi c'è il silice colloidale anidra, sempre nelle simpatiche pillole di aripiprazolo. Poi c'è il magnesio stearato. Poi c'è l'ossido di ferro rosso e giallo, che è il nome industriale, di cui il nome industriale è E172.
Quest'ossido di ferro, rosso-giallo, riduce le capacità di combattere le infezioni, aumenta la probabilità di contrarre un ictus, aumenta la quantità di zuccheri nel sangue, e di conseguenza aumenta anche il peso corporeo, e può essere causa della SNM, ovvero sindrome neurolettica maligna. E naturalmente tutti, questo è quello che è contenuto dall'aripiprazolo. Naturalmente tutti i farmaci portano col tempo ad altre patologie, che, come la sindrome neurolettica maligna, altre patologie che vi permettono di rimanere a vita pazienti della psichiatria. Prendiamo come esempio un altro farmaco, in questo caso è il Cymbalta, nome commerciale, o dulexetina, principio attivo. È un farmaco antidepressivo, quindi un'altra specie di, per un'altra patologia, un'altra specie di farmaco. Io non ho fatto la ricerca nello stesso modo approfondito, perché dopo aver visto cosa contiene l'aripiprazolo mi sono sentito male, per cui ho preferito rimanere nell'ignoranza e vi do solo l'elenco delle sostanze che contiene il Cymbalta. Al numero 1 sfere di zucchero, poi povidone K30, poi contiene sodio laurisolfato, poi contiene talco, contiene ipromellosa, contiene trietilcitrato, contiene ipromellosa acetato succinato, contiene biossido di titanio E171, contiene indigotina E132, poi contiene gelatina, poi contiene ossido di ferro nero E172, contiene forte soluzione di ammoniaca E527, contiene glicole propilenico E1520, poi contiene ossido di ferro giallo E172 e contiene gomma lacca 45%, di cui 20% esterificata. Questi sono solamente due psicofarmaci, di tutta una migliaia di prodotti che, l'industria farmaceutica, della psichiatria produce. Naturalmente ci sono, migliaia di altri farmaci che contengono sostanze di cui vi dovete preoccupare prima di assumerle e prima di prescriverle. Come ogni farmaco, naturalmente gli psicofarmaci hanno i loro effetti collaterali o effetti indesiderati. Sono cose, sono sintomi, diciamo, o disturbi o fastidi, che il farmaco, in modo incidentale, dà al paziente. E qui, cosa dire? C'è il risvolto della medaglia, insomma, quanto può valere la guarigione da un problema se poi ne vengono altri 10 più, insomma, fastidiosi. Comunque. E poi c'è la questione della dipendenza o della assuefazione, perché
Perché chi prende psicofarmaci sa bene che questi farmaci è difficile lasciarli, quindi se il paziente fosse costretto a doverne fare a meno per un motivo X, perché chiudono le farmacie, che ne sappiamo, perché si trova in un luogo in cui non ha a disposizione questi farmaci, eccetera, eccetera, soffre di crisi di astinenza da questi farmaci, soffre appunto dell'assuefazione, non ne può fare più a meno e diventa dipendente da queste sostanze e spesso si sente senza l'autorizzazione del medico, si sente invogliato a progredire con la dose, con la quantità. Se infatti parliamo per esempio di un ansiolitico o di un prodotto per dormire in generale, prima o poi non basterà più quella quantità perché il corpo poi si stabilizza, quindi il paziente sentirà la necessità di aumentare la quantità di farmaco che assume, con gravi danni per la salute. Un'altra tematica importante è bugiardini sì o bugiardini no. Ovvero, il foglietto con le indicazioni che c'è col farmaco, lo dobbiamo leggere o non lo dobbiamo leggere? Perché i dottori dicono di non leggerlo, perché se no altrimenti ci ammaleremmo solo per le suggestioni. Insomma. Ma allora perché mettono questi foglietti con le medicine? Li devono mettere per legge, sono obbligati a metterli. E il mio consiglio è leggeteli, ma non esiste di non leggerli. Perché se li leggete, prima di tutto potete ragionare su che cosa vi stanno dando, che cosa vi state prendendo. Sui bugiardini spesso c'è scritto: non è noto come il farmaco agisca. È scienza o non è scienza? Sui bugiardini spesso ci sono scritte tutte quelle cose che il paziente deve sapere assolutamente. E un dottore che dice non lo leggere è un dottore che secondo me vale molto poco perché si dovrebbe assumere le proprie responsabilità. E quindi tutti questi psicofarmaci poi tra l'altro provocano un annullamento e un soffocamento del sé, di se stessi, un appiattimento delle emozioni, non si piange più. Non si ride più di gusto, non si prova tristezza, non si prova dolore, non si prova più ansia, non si prova più gioia. Tutto questo è pazzesco perché se io ho delle reazioni esagerate nei confronti degli eventi della vita, non è neanche giusto che io non ne abbia per niente. Cioè, se muore una persona a me cara, devo essere triste, ma è normale. È normale che io sia triste. Invece, con quest'uso di psicofarmaci, la tristezza è solamente una cosa che per logica si è tristi, ma in realtà non è un vero e proprio sentimento, perché lo psicofarmaco te l'ha annullato, quel sentimento, e purtroppo ti annulla tante altre emozioni e tanti altri sentimenti e tante altre, il gusto di tante altre sensazioni. Ma questo, secondo me, è molto sbagliato. C'è una barzelletta in tal proposito che dice che un paziente che si faceva sempre la pipì addosso con uno psicofarmaco, il giorno dopo averlo preso, va dal medico, il medico gli chiede se ha risolto il suo problema della pipì dal letto, visto che lo vede felice, e il paziente dice: no, il problema della pipì dal letto non l'ho risolto, però non me ne frega più niente. Ecco.
E poi ci sono i costi coperti dallo Stato, perché tutti questi psicofarmaci spesso sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costano, per esempio quello che ho detto prima, l'aripiprazolo costa 200 euro circa, e sono tutti costi sostenuti dallo Stato. Quindi, se vogliamo parlare degli psicofarmaci in termini economici, le famiglie, dei malati, dei pazienti di psichiatria non spendono neanche un euro spesso, per acquistare gli psicofarmaci. Gli psichiatri li prescrivono a cuor leggero perché poi vengono pagati, retribuiti e quindi per loro non cambia niente. E lo Stato, paga questi psicofarmaci, questi prodotti dell'industria farmaceutica, con i soldi pubblici, col denaro pubblico. Vi aspetto, in un altro video, vi rimando a un altro video riguardante il tema della psichiatria, in cui metterò in luce, tanti altri, difetti, anomalie, e negatività, che esistono nel mondo della, psichiatria. Vi ringrazio. Iscrivetevi al mio canale, vi voglio bene. Ciao da Alessandro Parise.